Ritengo che Spinoza rappresenti la più feconda anomalia del Seicento. Toni Negri, in un fortunato e discusso libro dedicato a Spinoza e intitolato L'anomalia selvaggia, definiva Spinoza appunto nei termini di un'anomalia selvaggia. Io credo piuttosto che egli debba essere inteso come un'anomalia feconda, perché è un pensatore del tutto eccentrico rispetto alla sua epoca, l'epoca del Mos Geometricus e delle grammatiche cartesiane. Certo, anche Spinoza nei suoi testi, dal Breve Trattato fino all'Etica, ricorre senza tregua a grammatiche cartesiane, e tuttavia il contenuto del suo discorso filosofico eccede completamente il senso del discorso cartesiano e più in generale il senso dell'epoca in cui Spinoza pensa e opera. Spinoza quindi come pensatore non allineato, come pensatore fecondamente difforme rispetto alla sua epoca, disorganico rispetto allo spirito del suo tempo. Questo aspetto emerge molto bene da tutta una serie di aspetti che debbono essere sottolineati. Ad esempio, dal fatto che Spinoza è stato espulso nel 1656 dalla sinagoga per via delle proprie posizioni teologico-politiche non allineate. Addirittura, come sappiamo, vi è una famosa condanna spirituale contro Spinoza, dove si invoca la sua maledizione eterna. Ma poi Spinoza tematizza, altro aspetto di totale disorganicità di questo filosofo rispetto alla sua epoca, tematizza la libertas philosophandi, la libertà di dire e di pensare tutto ciò che si vuole, come cifra della propria libertà. Sappiamo che non soltanto questa è una categoria filosofica centralissima nel Tractatus Theologico-Politicus, ma è anche al centro di una famosa lettera che Spinoza scrive per rifiutare la prestigiosa cattedra di Heidelberg alla quale era stato invitato e che egli rigetta proprio alla luce del fatto che se venisse assunto dall'Università di Heidelberg come docente non potrebbe perciò stesso più continuare a proseguire nella sua ricerca filosofica basata sulla libertas philosophandis. Scrive nella lettera evocata esattamente quello che dicevo poc'anzi. Scrive Spinoza che, questa lettera del 30 marzo 1673, scrive che se accettasse l'insegnamento ad Heidelberg perderebbe la sua libertas philosophandi, dovrebbe limitare la propria libertà di pensiero. Ecco, questi aspetti così importanti rivelano già l'essere Spinoza eccentrico rispetto alla propria epoca. L'aspetto che qui vorrei portare in luce nel discorso che Spinoza svolge nel suo tempo è il fatto che l'etica di Spinoza, l'etica dimostrata secondo l'ordine geometrico e quindi il discorso ontologico-etico che svolge, e il Tractatus Theologico-Politicus, ma poi anche il Tractatus Politicus, quindi la parte, il coté più propriamente filosofico-politico del suo discorso, debbono essere letti congiuntamente, poiché tramite queste opere è come se Spinoza venisse tematizzando quella che propongo o proposto di chiamare una ontologia politica, centrata esattamente sul tema della democrazia come comunità in cui le parti non svaniscono ma coesistono nello spazio sociale intersoggettivo, in forza del quale spazio gli individui potenziano la loro possibilità di agire, potenziano i loro diritti, potenziano la loro capacità di essere, potremmo dire la loro pienezza d'essere, in una forma in cui, tramite la democrazia, ciascuno viene valorizzato e potenziato all'interno del quadro della comunità democratica. Sappiamo che nel Trattato Teologico-Politico Spinoza dice essere la democrazia, cito, lo stato più naturale e più conforme alla libertà che la natura concede a ciascuno, dice Spinoza. Appunto tiene insieme le due dimensioni dell'ontologia e della politica. In che senso? Occorre ripartire qui dall'etica di Spinoza. Sappiamo come Spinoza definisce la sostanza. Per substantiam intelligo it
quod in sé est et per sé concipitur. Cioè per sostanza intendo ciò che è per sé, che è in sé e si concepisce per sé stesso. Ovvero aristotelicamente ciò che per esistere, per pensarsi, non ha bisogno di null'altro all'infuori che di se stessa. Ebbene, la sostanza, qui codificata nell'etica sul piano ontologico, è prioritaria come totalità delle determinazioni dell'essere, proprio come poi politicamente nel trattato teologico-politico, nel trattato politico, la totalità comunitaria, la sostanza comunitaria, è prioritaria come totalità che viene prima rispetto alle singole parti, gli individui, e nella quale le parti non spariscono, bensì trovano la loro piena realizzazione. Ecco allora che i rapporti orizzontali e non gerarchici tra i modi, in riferimento all'unica sostanza di cui sono immanente manifestazione, sono di fatto per Spinoza gli stessi rapporti orizzontali che in ambito politico troviamo fra gli uomini in riferimento alla comunità unitaria di cui essi sono ugualmente parte. Ebbene, la stessa negazione della trascendenza, che è una delle cifre del pensiero spinoziano, chiede di essere letta in ambito politico come negazione della verticalità gerarchica delle relazioni interumane. Nella communitas democratica, gli individui come parti della comunità esistono nella orizzontalità dei rapporti fra liberi e uguali. È la stessa grammatica immanentistica con cui è scritta l'etica a determinare una visione comunitaria e democratica, o se preferiamo un comunitarismo democratico, in cui l'unità ontologica della sostanza si riflette poi nella dimensione sociopolitica. Scrive Spinoza nell'etica: siamo una parte della natura che non si può concepire per sé senza le altre, fine citazione. Con la conseguenza che su un piano che anche in questo caso ha un tempo ontologico e politico, scrive ancora Spinoza, tutta la natura è un solo individuo, le cui parti, cioè tutti i corpi, variano in infiniti modi senza alcun cambiamento dell'individuo totale, fine citazione. Ecco allora che l'unità ontologica che si articola nella pluralità infinita degli attributi si riflette poi, sul piano politico, nell'unità di una comunità che convive con la pluralità caleidoscopica dei modi di pensare e di essere dei singoli individui, ciascuno dei quali è portatore della sua libertas philosophandi e quindi della sua irriducibile essenza. L'antropologia spinoziana, lo sappiamo, dall'etica, è vocazionalmente comunitaria. Scrive Spinoza, siamo nell'etica 4, proposizione 73, l'uomo che è guidato dalla ragione è più libero nello stato dove vive secondo il decreto comune, ex comuni decreto, che nella solitudine dove obbedisce solo a sé, fine citazione. E ancora in un notissimo passaggio dell'etica scrive Spinoza: nulla dunque di più utile all'uomo che l'uomo stesso. Nulla dico di più eccellente per conservare il proprio essere gli uomini possono desiderare, se non che tutti si accordino in tutto, in modo che le menti e i corpi di tutti formino quasi una sola mente e un solo corpo, e tutti si sforzino insieme, per quanto possono, di conservare il proprio essere, e tutti cerchino insieme per sé l'utile comune di tutti. Donde segue che gli uomini che sono guidati dalla ragione, cioè gli uomini che cercano il proprio utile sotto la guida della ragione, non appetiscono nulla per sé che non desiderino per gli altri uomini, e perciò sono giusti, fedeli, onesti. Fine citazione. Ecco allora qui, brevemente esposto, in maniera telegrafica, il fondamento della ontologia politica di Spinoza, in cui l'etica e i due trattati politici coesistono nell'unità di vedute, per cui l'unità si dà sempre nella pluralità delle forme, degli attributi, che in realtà sono pur sempre parti di un'unica sostanza, di un'unica comunità che esiste nella pluralità delle sue forme. Ecco allora che Spinoza è il grande fondatore moderno della democrazia, intesa come comunità di individui liberi e uguali che agiscono e si relazionano nello spazio intersoggettivo, e la rivoluzione filosofica che Spinoza ha operato non è certo inferiore rispetto a quella dei più grandi pensatori della modernità, da Hegel a Marx.